Benvenuta o bentrovata qui sul canale. Oggi inauguro una nuova videoserie qui sul canale dedicata alla Mindful Eating. È una videoserie in cui andremo a vedere un pochino più da vicino di che cosa si tratta questo tema, questo argomento di cui sempre di più si sente parlare in riferimento all'approccio con il cibo, un qualcosa di molto lontano dalle diete e molto più vicino invece a se stesse. Innanzitutto un piccolo appunto sulla mia storia con la Mindful Eating. Per me incontrare la Mindful Eating è stato un qualcosa di molto molto importante che ha aggiunto un tassello al mio percorso di ritorno a mangiare con gioia. Per molto tempo per me il cibo è stato calorie, è stato macronutrienti, perché oltretutto così ci era stato insegnato all'università, quindi non è che tanto all'università si parli di tanta relazione, rapporto e significato del cibo, ma più un rapporto visto appunto dal punto di vista nutrizionale e di composizione di macronutrienti che possono essere visti dal punto di vista biochimico, chimico e fisico. Devo dire che questa visione mi ha portato a ragionare appunto per molto tempo in calorie, anche con il mio corpo, anche con quello che mangiavo. E quindi per come anche mi relazionavo poi con eventi della mia vita sociale, dove era tutto un conteggiare per cercare di rientrare in determinate calorie, per vari poi anche problemi che ho avuto nel passato proprio con il rapporto con il cibo e tanta disfunzione proprio nella relazione con esso attraverso calcoli, app, eccetera. Insomma, si era proprio perso la reale dimensione in realtà che il cibo può avere per la nostra esistenza e che io ho iniziato a maturare sempre di più quando poi mi sono avvicinata allo yoga, yoga inteso come sistema filosofico, psicologico e spirituale, in cui il cibo assume un significato veramente profondo, perché il cibo può essere anch'esso un mezzo per l'evoluzione, per la crescita interiore, per avvicinarti sempre di più al proprio sé. E per farlo bisogna ovviamente partire dal comprendere la relazione con il cibo, da dove si è, perché sì, bello parlare di qualcosa di così, diciamo, filosofico, però prima bisogna, mettere a posto l'aspetto invece un pochino più pratico e cercare di capire un po' di cose in merito. In questo ci è venuto molto in aiuto proprio il mindful eating, perché il mindful eating deriva dall'approccio della mindfulness e protocollo MBSR del professor Jon Kabat-Zinn, che ha portato la meditazione dall'Oriente, dal buddismo, della tradizione Vipassana in Occidente, sottoponendola anche a molte revisioni e studi scientifici che ne hanno dimostrato la sua validità. E appunto la mindful eating è un protocollo che deriva dalla mindfulness, quindi meditazione basata sulla consapevolezza del respiro, focus sul momento presente rispetto a ciò che accade quando ci relazioniamo con il cibo. E quindi proprio da qui oggi vorrei iniziare a parlare più approfonditamente della mindful eating, cominciando a dire come mai è così importante e perché è importante il come si mangia rispetto al cosa si mangia. È molto più importante come si mangia rispetto al cosa ed è importante comprenderlo a fondo, perché quando lo si fa, si è proprio sulla strada per liberarsi da tutti quei condizionamenti dati dalla cultura della dieta su cosa sia giusto, su cosa sia meglio mangiare. Perché
semplicemente ognuna di noi è unica e non è neanche vero che serve una dieta personalizzata per ognuno di noi, data da qualcuno di esterno, perché si può più parlare di un pattern, di un certo modello di abitudini alimentari che si può avere, ma in maniera molto, molto ampia e con dei confini veramente molto sfumati. E la mindful eating, connettendoci veramente così tanto al come si mangia, ci permette di arrivare a questa consapevolezza. Al rendersi conto, a realizzare dopo aver capito che non abbiamo bisogno di sapere cosa bisogna mangiare, o quantomeno non ne abbiamo davvero così tanto bisogno, e soprattutto non nei termini a cui siamo state abituate, cioè a libri, liste, linee guida dove ci viene detto indiscriminatamente chi, cosa e come può e deve mangiare. O no. La mindful eating ti permette di ritrovare e arricchire la tua vita sociale che magari per molto tempo è stata un po' messa da parte, un po' sacrificata per invece il troppo concentrarti sul cosa. Ti permette di gioire e vivere il momento del tuo pasto senza preoccupazioni, permettendoti di fare tue realmente quelle proprietà nutritive che quel cibo ha, perché ogni cibo ha certamente dei componenti, dei valori nutrizionali, ma ha anche molto altro. Una lasagna cucinata dalla nonna ti nutre di qualcosa di più rispetto alla lasagna acquistata al supermercato, che per carità va benissimo, allo stesso tempo danno due nutrimenti diversi. La mindful eating è anche uno strumento che ti permette di approfondire e conoscere meglio i tuoi segnali di fame e sazietà, tra gli altri, e soprattutto ci si concentra sulla fame, sui vari tipi di fame. È molto importante questo proprio per riuscire a avere più fiducia nel fatto che puoi non attenerti più o non aver più bisogno di qualcosa o qualcuno che appunto ti dice cosa mangiare. La mindful eating inoltre ti consente di concentrarti sulla soddisfazione, sul piacere che un pasto ti dà. Quindi, cosa faremo, di cosa parleremo nei prossimi video dedicati alla mindful eating? Andremo a vedere davvero cosa c'è alle origini di questo argomento, perché c'è molta confusione in merito. Scopriremo i passi per riconoscere i nostri tipi di fame, quindi proprio il discorso dei 9 tipi di fame, secondo la mindful eating. Ci addentreremo un po' di più nel riconoscimento dei propri segnali di fame e di sazietà e andremo a capire insieme l'importanza che può avere un diario. Rimani connessa, attiva il campanellino delle notifiche per ricevere un avviso quando usciranno tutti i prossimi nuovi video. Nel frattempo ti ricordo che ho creato un ebook che si chiama Come sbloccare il peso con un approccio gentile. Puoi riceverlo gratuitamente premendo sul link qui sotto al video.